Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo vlog. Mi stavo truccando, in realtà volevo fare una cosa basicissima, cioè proprio coprire le occhiaie che sono 2 o 3 notti che dormo malissimo. Non chiedetemi il motivo, ma dormo proprio male ed è una cosa che odio, quindi mi sono venute queste occhiaione. Cioè guardate, c'è proprio la conca e di solito non c'è. E quindi ho dovuto usare un correttore super riparatore e ho usato il mio amatissimo, non so se ve lo ricordate, all'inizio lo usavo sempre, il Prolonger, questo di MAC. Prolonger, che copre qualsiasi cosa, cioè è impossibile come correttore. Infatti, guardate, molto bene. E adesso faccio un trucco leggerissimo e poi vado in palestra. Dopodiché, devo andare al supermercato a prendermi il sushi per pranzo perché ho voglia di sushi. E in più, vabbè, devo andare a prendere altre cosette. E poi devo passare al negozio di animali. E più avanti vi dirò perché. Questo è il programma di oggi. Perché poi, per il resto, non è una grande giornata. Però volevo vloggare. E in più, novità delle novità, ragazzi, ho ritrovato le mie antenne, cioè il mio cerchietto con le antenne di Halloween. Non potete capire dove l'ho trovato, sotto il letto. Naturalmente, quando non trovi qualcosa è sotto il letto, ricordati di controllare. E quindi sono felicissima perché è l'unico cerchietto che adoro. Tra l'altro, lì dietro c'è Gwenda che, come vedete, si sta abbronzando. Guardate che carina. Poi lei ama stare con la testa al sole. Ho aperto la finestra, si è fiondata. Qui proprio. E altra cosa che devo fare dopo, a parte il casino, scusate, lì la mondezza bellissima, devo mettere a posto questo mobilettino che ho qui sotto la scrivania, dove praticamente nei cassetti ci ho infilato tutti i fili. Non potete capire il giostre che ho fatto per mettere queste cose. E devo trovare un modo per liberare tutto il cassetto. E poi sempre vi spiegherò dopo. Quindi adesso finisco di truccarmi. Metto anche in carica la macchinetta perché è scarica. Cioè, mai scaricata in tutta la sua vita. Però la metto in carica e ci vediamo dopo. Allora, alla fine questo è il look finale. Ho anche provato un rossetto liquido nuovo che mi è arrivato. Ve lo voglio far vedere perché mi sta piacendo tantissimo. È questo qui della It Style. Questo qui è il colore nella boccettina e come viene sulle labbra. Mi piace tantissimo. Vi giuro, non si sente, è impalpabile. Poi non lascia nulla, si è asciugato subito. Quindi se capitate al negozio It Style, dateci un'occhiata perché questo colore è fighissimo. Poi gli altri dovrebbero essere anche molto carini. Quindi questo qui. E intanto, allora io mi sono vestita molto velocemente. Poi dopo devo anche andare in palestra. Quindi c'ho il cambio nella macchina. E vi faccio vedere velocemente l'outfit. Ho messo questa camicetta perché fuori c'è un sole, fa un caldo. Collanina questa di Tiffany. E il sotto è molto basico, quindi ho questa maglia qui nera di H&M, i leggings sempre neri e poi ho messo le Vans, quelle, le slip-on, così faccio prima, anche dopo in palestra e nulla, poi insomma il trucco l'avete visto, quindi adesso vado. Allora, come sempre in questa macchina, aspettate che apro i finestrini magari, in questa macchina non so mai dove mettere la fotocamera, quindi speriamo si veda decentemente. Comunque sono venuta qui da Elite Pet, che è un posto insomma un po' lontano, però sono arrivata e praticamente ho preso la letterina, cioè ho preso i fiocchi di mais per l'animaletto che sto per prendere. Io prima ho iniziato a dirvi cosa ho preso, voi però non sapete per cosa l'ho preso, quindi diciamo che è tutto un po' un casino. Comunque adesso mi spiego meglio. Dicevo, ho preso la lettiera a fiocchi di mais, ne ho prese due, poi ho preso il fieno e ho preso degli snacchini e due ciotoline piccole perché tra poco, cioè tra poco, tra 2 giorni prenderò due nuovi cuccioletti. E in particolare, se seguite le mie live su Instagram, avrete già capito che tipo di cuccioletti, perché ve ne parlo sempre. Sono due cavie peruviane. Per chi non sapesse cosa sono le cavie peruviane, in sostanza sono, banalmente detti, porcellini d'India. Volevo io un altro cane in realtà, però poi mi sono resa conto che era troppo impegnativo. Invece queste sono impegnative lo stesso, perché vi giuro, possono sembrare una cavolata. Dite, sì, sono animali inutili, non fanno niente, ma sono dolcissimi, simpaticissimi, troppo teneri. E vi giuro che ogni animale comunque ti dà tanto, quindi questo in sostanza. E ho convinto mia madre a prenderli, cioè ormai mia madre si è arresa completamente con me, invece mio padre non mi parla più. Ma a parte questo, sono i rischi che uno corre. Ieri sono andata all'allevamento ad Acilia, che è una zona di Roma, e ho scelto i miei due cucciolini. Poi nel vlog di venerdì vi presenterò e ne parleremo meglio, quindi se poi volete seguire meglio questa questione vedrete anche il vlog di venerdì. Quindi sono
venuta a prendere le ultime cose. Poi oggi a casa mi dovrebbero arrivare le cose che ho ordinato dal sito Zooplus o Zooplus, non so. E ho ordinato la gabbietta, che spero sia grande, perché qua ne ho vista una, costava 30 euro in meno di quella che ho preso io e era enorme. Quindi se dovesse essere piccola quella che mi arriva a casa, io la rimando indietro e vengo a prendere questa, perché è fighissima. Poi è a doppio piano, quindi è una figata. Quindi vedremo se oggi mi arriva il pacco, spero, perché così dicevano dalle 10 alle 4, adesso è l'una. Tra l'altro prima devo anche passare al supermercato, quindi adesso vado. Comunque vi ho spiegato più o meno cosa è la grandissima novità. Quindi insomma, vabbè, alla fine è andato tutto bene. Poi ho preso due ciotoline per metterci il pellet, scusate, ogni volta mi viene a dire pellet, però è pellet, che sono una sorta di croccantini. Insomma, poi ripeto, venerdì vi spiegherò tutto quanto, perché adesso potrò sembrare una pazza sclerotica, me ne rendo pienamente conto. Qui adesso vado al supermercato e poi vi faccio vedere tutto quanto a casa. Ok, sono appena tornata a casa, ho fatto 10.000 volte le rampe delle scale per togliermi la giacca, posare tutto quello che avevo comprato e mi sono arrivati i pacchi di Zooplus e sono un po' grandi rispetto a quello che mi aspettavo. A parte che ho preso 3 kg di fieno, quindi ci può stare. Questi sono tutti gli accessori e quel pacco lì fuori, che adesso aprirò, cioè guardate, è grande quasi quanto dondolo, è la gabbia. Quindi adesso prima mangio, questo è quello che ho preso al Carrefour, buonissimo. E poi dopo apro la gabbia e la monto. Yeah, sono felicissima, tipo. Poi queste sono le cose che ho preso a Elite. Allora, sono due sacchetti di questo, che è lettiera di granuli di tutolo di mais aromatizzata al limone. Vedete, ci sono anche le cavie lì disegnate, quindi ne ho presi due. Poi il fieno, che tanto questo se lo mangiano industriale proprio. E ho preso questa bustina piccola, gli snack con le ciotoline che vi dicevo prima. Eccoli là. Dopo magari ve le faccio vedere bene. Allora, io ero qui tranquilla, serena, che aprivo il pacco. Mi sembrava un po' grande, però dico, vabbè, magari dentro stanno messe, stanno disposte in qualche modo. Raga, c'è un problema. La gabbia, io pensavo fosse la metà di questa che mi è arrivata. Il problema quando ordini su internet non sai mai le taglie, grandezze, misure. E infatti è enorme. Cioè, è enorme, non sto scherzando. Cioè, questo è il mio dondolo e prende tutto il dondolo. Io dove la metto questa gabbia adesso? Da che doveva essere una cosa praticamente impercettibile, è diventata una cosa enorme. E io adesso non so come fare, sto in crisi più totale. Cioè, parte per come si monta, perché non capisco un cavolo. Però la gabbietta alla fine dovrebbe essere così. Ma io pensavo fosse molto più piccola. E invece no, quindi adesso io non so dove la metto in camera. Cioè, capito? Oddio, che disastro! Niente, adesso io mi metto a montarla, poi vi faccio vedere come viene alla fine, però non ne ho la più pallida idea, cioè mi vedete, sto scioccata? Allora, queste sono le cose che mi sono arrivate, dopo ve le faccio vedere meglio. Prima ho finito finalmente la gabbietta. Adesso, dopo 800 unghie rovinate, perché mi sono tutta scartavetrata le unghie, mi sono fatta un male sul dito, adesso ve lo faccio vedere. E anche qui, comunque vedete che c'è un taglio, fa malissimo. E poi vabbè, mi sono scartavetrata tutta quanta, ma ce l'ho fatta, sono molto fiera. Sono sempre stressatissima perché prima sono arrivati i miei mentre la stavo montando, non riuscivo a montare un pezzo, sono entrata in crisi. Poi alla fine sono riuscita, cioè praticamente la stavo montando al contrario, ma vabbè, l'ho fatto. Ed è enorme, io non so minimamente dove andrà posizionata, cioè proprio non lo so. E Gwendy ha insistito a farsi mettere qua dentro, non è vero, ce l'abbiamo messa noi per vedere quanto era grande, enorme. L'ho portata su in camera, una fatica, insieme a Giorgia. Non ve l'ho fatti vedere gli accessori alla fine che ci ho messo dentro, che stavo ancora giù prima. E adesso ve li faccio vedere. Gwendy, ti piace, mamma? Non ci passi sotto la casetta? Che sei piccola, ma non ci passi. Guarda, senti come è andata tutto. Vabbè, adesso togliamo il cane, dai. Togliamolo. Vieni qui. Oh, issa. Eccolo qua. Meglio qui, vero Wendy? Sì, a parte il casino, mamma mia. Beh, adesso devo trovare un posto, cacchio. Lì non entra. Sono un attimo in crisi. Comunque, vi faccio vedere. Allora, ho preso questi
due ciotoline per metterci l'insalatina proprio con il porcellino d'India. Guardate che carine. Ok, ne ho prese due. Poi ho preso questo affare che adesso, vabbè, è nuovo, quindi c'è questa forma strana, però loro ci si mettono dentro. Poi quando io comprerò magari qualche ripiano e gli alzo un po' perché così non ci arriveranno mai. Poi da questa parte ho messo la food bowl, che è questa qui poi dove ci va il fieno e loro lo mandano. L'ho messo sopra questo piano che è alto. Poi questa c'era già la ciotolina. Queste due sono quelle che ho comprato prima. Quella è il portafieno, ma penso non lo metterò. Poi guardate, questo si apre così. Questa è la casettina, vedete le scaline. E qui sotto ci sta una sorta di cuccetta di pile che gli ho messo là dentro. Questa dovrebbe essere la disposizione. Non potete capire quanto io abbia sudato tra montare tutto quanto. Aprire quei pacchi enormi, c'è cioè un casino, un casino. E in più ho mangiato e la tinta sta ancora qua. Guardate un po'. Si è tolta giusto qui al lato, qui al centro e poi basta. Quindi, mi piace. Allora, alla fine vi spiego com'è andata, perché dall'ultima volta che ci siamo visti ne sono successe di ogni. Quindi, cosa ho fatto? Ho chiamato l'assistenza clienti, perché non mi ricordavo se su questo sito ci fosse il reso gratuito. E fortunatamente c'è il reso gratuito, quindi mi sono messa a smontare tutta la gabbia. Ho ripreso qua i fogli che mi hanno dato oggi della spedizione e ho firmato questo foglio, che è appunto il modulo di recesso. Con tutte le cosine e qui ho appunto modulo di recesso, quindi domani quando mi passano a riprendere il pacco gli do questo foglio e poi mi rimborsano quando gli arriva il pacco alla loro sede. Quindi in sostanza io sono rimasta senza una gabbietta, che è la cosa fondamentale, e le gabbie, le gabbie le vado a prendere venerdì, quindi domani, visto che oggi appunto sono andata lì a Elite Pet, fortunatamente avevano delle gabbiette carinissime e penso che ne andrò a prendere una lì domani, che oggi non posso perché prima dovrò mettermi a chiudere tutte le finestre, non mi va. E poi mi viene una cliente alle 5 e sono le 4:20, quindi non ce la farei. Quindi poi domani ci rivado. E invece adesso vi faccio vedere, nel mentre porto anche giù il modulo, così lo metto già insieme al pacco, vi faccio vedere le altre cose che mi sono arrivate, perché alla fine, girando e girando, riguardando le clip, non ve l'ho mica detto. E quindi questo vlog è un gran macello. Oggi sto a pezzi, vi giuro, ho fatto su e giù per le scale una cinquantina di volte, così in media. Poi in più mi sono messa a spostare questo mobile, che adesso l'ho appoggiato un attimo qui, che era sotto la scrivania. Poi ho pulito sotto la scrivania. Poi ho smontato la gabbia. E ho montato la gabbia soprattutto, quindi un monta e smonta terribile. Cose che ho messo nello scatolone, che alla fine ho deciso che le cose tipo la paglia, il mangime, queste cose, che poi più che mangime non è che mangino tanto mangime, ma il pellet l'ho messo sotto la scala. Praticamente la gabbia l'ho lasciata, l'ho rimpacchettata, ci dovrei mettere lo scotch, ma e l'ho lasciata lì con lo scatolone che vedete. E i fogli li metto qui adesso. Sì, questo ha deciso di usare la motosega adesso, in questo preciso istante, quando ho aperto una finestra. Comunque, adesso vi faccio vedere invece le cose. L'ho messa qui, c'è una puzza di fieno che non immaginate, cioè so di fieno perché c'è il fieno naturalmente. Allora, vi faccio un po' vedere. Mi sono messa qua seduta, che vi faccio tipo una sorta di haul, solo con le cose delle cavie. Non c'è luce, però non si vede molto bene. Vabbè, pace amen. Ho preso questi che sono appunto i croccantini. Si dovrebbe chiamare pellet, però boh, qui non c'è scritto. E sono ricchissimi di vitamina C, perché a questo tipo di animali serve tantissimo la vitamina C. Quindi questi sono 2,5 kg. E sono fatti in questo modo. Adesso non si vedrà mai. Ah sì! Oh, ma che bello! Sono fatti in questo modo e appunto vedete. Sono con il peperone. Qui c'è Gwenda che ci ha seguito. Amore. L'ho presi sul sito sempre Zooplus. Ho pagato io tra l'altro su questo sito. Non è che lo sto sponsorizzando. Lo dico perché magari poi me lo chiederete. Poi al negozio lì a Elite ho preso questi snack. 3,60 € l'animaccia loro. Però ho sentito che la Bunny è una marca ottima. Quindi ho provato. Questi sono dei mini snack all'anice. E un'altra cosa. Finocchio. Ok, e senza zuccheri, cose eccetera eccetera, quindi sono degli snack a forma di cuoricino, eccoli qua. Poi gli ho comprato il recinto, questo qua per metterli in giardino, così non devo stare troppo appresso. Lì qui c'è sempre Wendy che è super. Amore, sei curiosa? Vuoi provare anche questo? Poi questo è il fieno che ho comprato oggi lì da Elite. Che brutto che non si vede. Vabbè, è del fieno comunque. Questo qui dovrebbe essere ne neutro, sì, sano e naturale. Pagato pochissimo, tipo 2,50 €. C'è l'altro peluchino qua, vedete, incartato. Poi quando crescono gliene serve
servono per uno di coso di divanetto, tra virgolette, non so come dirlo. Poi le lettiere che vi ho fatto vedere stamattina, che pesano un boato, quindi non ve le alzo, e sono 10 litri, 10 litri. E poi dal sito sempre mi sono arrivate tre tipologie di fieno diverse, perché c'era una sorta d'offerta, là l'ho preso. Tre tipologie costavano 10 euro, mi pare. Che è questa Green Woods. Questo qui, ad esempio, è con fiori, boh, con qualcosa. Poi c'è quello alle mele e quello alle carote. Ed è sempre del fieno normale. Questo, visto che ne mangiano a bizzeffe. Oggi si sente un po' esclusa perché non ha visto che non gli ho comprato niente. Sei vecchietta, ma sei una bimba. È una viziata. Te con mamma finché non finisce di parlare. E poi basta. Penso che queste sono tutte le cose che ho preso. Anche perché sono proprio le cose basiche, naturalmente. Qui c'è Gwenda che si è sistemata. E tra l'altro per pranzo vi avevo fatto vedere che avevo il sushi. Ne sono uscita a mangiare due pezzi. Tra monta una cosa e guarda qui, è un casino lì. Cioè, era tutto un casino. E quindi non mi era passata quella poca fame che avevo. Comunque adesso, Wendy, alziamoci. Oddio, cacchio, stavo per uccidermi sullo stendino. Per merenda ho deciso che mi mangerò un pochino di gelato alla marena spagnola. E forse secondo me è pure quella che ha le meringhe. Boh, questo qua comunque. Quindi intanto che si squaglia un po'. Non so voi, ma a me non piace tanto solido. Preferisco che un po' è squagliato. Adesso vado su che devo finire di sistemare quel casino che ho fatto in camera. Almeno cambiando la gabbietta mia madre non mi ucciderà più. Allora guys, è un pochino che non ci aggiorniamo. Io nel mentre mi sono struccata la base. Sono rimasta soltanto con gli occhi. Poi niente, oggi pomeriggio così sono riandata al negozio di animali. A fare cosa? A prendere un'altra gabbietta che adesso ho lavato. Ho preso questa di fretta e furia al negozio di animali, dove ero andata stamattina, dove vi ho parlato in macchina. E nulla, quindi l'ho lavata e userò questa. Poi magari più avanti, che ne so, la cambierò. Adesso sto facendo un po' di cose, Sto mettendo un po' a posto, perché ho lavato per terra, insomma, qui sto spostando un po' le cose. Poi devo liberare questo mobiletto e pulirlo, e dove poi appunto sopra metterò la gabbietta che adesso c'entra. Fortunatamente adesso ho preso la gabbietta della giusta misura. E in più, sempre al negozio di animali, ho preso la casetta, perché l'altra gabbietta, come avete visto, aveva il ponticello sopra, invece questa no. Quindi ho preso la casetta e il beverino. Questo è il beverino. L'ho pagata 10 mortacci di euro. No, veramente ho speso più per ste cavie che per tutti gli altri animali che ho avuto. E questa è la casetta, guardate che carina. Sì, adesso è tutta implasticata, ma perché volevo aprirla appena arrivano, così non, boh, non c'entra polvere e cose. E poi l'unica cosa che mi manca adesso è un pezzettino di pile da mettere poi dentro la casetta, così possono usarla come lettino, tra virgolette. E nulla, quindi io penso tra l'altro che per oggi il vlog lo posso finire qua, così domani lo monto e lo carico. E poi ci sarà naturalmente il vlog di venerdì, che sarà il vlog dei protagonisti. Vi mando un grande bacione. Se vi è piaciuto questo vlog, thumbs up e iscrivetevi. Mi raccomando, poi attivate le notifiche nei video di YouTube, perché altrimenti non vi notifica nulla. Vi mando un bacio enorme e ci vediamo al vlog di venerdì. Ciao!